Ho giocato tutta la notte a questo gioco. Sì, guardate in che stato pietoso sono. E non solo, perché c'è Gianfranco. Ieri live abbiamo dato il nome al ventilatore. C'è Gianfranco che mi spettina costantemente i capelli. Me li fa andare davanti alla bocca mentre parlo e non lo sopporto. Ma sento caldo, quindi vieni qua, Gianfranco. Sto parlando di Stardew Valley, uno dei giochi più giocati da sempre e soprattutto anche su Nintendo Switch. Infatti, se andate nello store, questo gioco è super consigliato e lo trovate nelle categorie estive, nelle categorie rilassanti, nelle categorie giochi simili ad Animal Crossing. Lo trovate palesemente ovunque e anche nella classifica sta verso la 20ª posizione, se non ricordo male. È un gioco molto bello che ti prende quando inizi a giocare. Non è la prima volta che lo porto sul canale, ma in questi giorni ho deciso di rigiocarci proprio perché cercavo un gioco super rilassante con il mood all'Animal Crossing, per intenderci. È l'unico gioco che riesco a trovare simile all'Animal Crossing che mi prenda allo stesso identico modo, è proprio questo gioco. Non ho trovato un degno successore ed è l'unico davvero che mi prende al tal punto da farmi giocare veramente tanto. Cercasi aiuto, ho bisogno di un'alga marina per un mio progetto, Sam. 60 monete per la consegna. Alga marina probabilmente la troveremo in spiaggia, quindi andiamo a cercare l'alga marina, visto che comunque il negozio apre dopo le 9. Cioè comunque non è un orario giusto aprire dopo le 9. La gente qui è mattiniera, si sveglia presto e vuole che i negozi della città siano attivi, perché io non è che posso aspettare 4 ore da quando mi sono svegliata. Allora, sembra che ha boccato. Adesso dobbiamo praticamente fare così, cioè con il tasto. È difficilissimo pescare, cioè questo è il gioco più difficile dove pescare, vi giuro, non ho avuto mai così difficoltà. E ho preso una sardina, quindi niente alga marina. Mi sa che l'alga marina non si trova nel mare. Questa è la spiaggia, non ne ho idea, ragazzi. Io vedo lì delle alghe, però non le posso raccogliere. Oh, ho preso l'alga, alga marina. Allora, andiamo a consegnare l'alga. Nel mentre ho incontrato Goku Super Saiyan, che in questo gioco si chiama Sam. È bello rivederti anche per me. Sam è carino, ragazzi. Noi gli puntiamo gli occhi addosso perché potremmo magari fidanzarci. Ad esempio, la vuoi una vongola? L'hai presa per me? Grazie, sì, ho preso per te la vongola. Ti piace? Sono contenta. Bellissimo. Ragazzi, ce l'avevo sotto il naso, l'ho perso, mo. Eccolo, ecco. No. Che sei con questa tizia? Cioè, sono un po' gelosa, lo sai, Sam, che ci stiamo un po' frequentando, siamo amici. Però, scusa, sono un po' gelosa. Cioè, non mi calcoli più. Ragazzi, fitness. Datemi un po' della vostra energia per allenarmi, perché vi vedo belli carichi, cosa che io purtroppo non riesco a fare. Senta, buongiorno. Dovrei comprare qualcosa. Semi di pastinaca, fagioli. No, qualcosa che mi fa guadagnare tanto, però. Vabbè, bulbo di tulipano. Faccio una farma di tulipani. Arrivederci, vado a lavorare nella mia fattoria. Non come voi sfaticati che state qua ad allenarvi. Io devo portare il pane a casa, devo. Ah, casa, dolce casa. Rimbocchiamoci le maniche. Ovviamente abbiamo una barra dell'energia che non dobbiamo, come dire, sprecare. Io in realtà vorrei tagliare anche qualche albero, perché mi danno fastidio gli alberi, mi occultano la vista, io proprio li odio. Via, levati. Oh, quanti colpi li devo dare? Ho consumato metà barra per fare sta, per togliere l'albero. Forza, stradichiamo, stradichiamo. Quante farfalline, mi spiace farfalline, però bisogna di pulizia. È una tragedia 1-1, ragazzi. Mio Dio, va bene. È proprio una faticaccia questo gioco. Senti proprio la fatica del lavoro. Sono le 6:40 di pomeriggio, però visto che mi alzo alle 7 del mattino, alle 5, quello che è, beh, direi che forse ci conviene andare a dormire, quindi buonanotte. Sì, è l'orario delle galline, non me ne frega niente. Ma ho sonno, voglio andare a dormire, non mi interessa. No, non mi interessa. Voi a che ora andate a dormire fatemelo sapere sotto nei commenti. Allora, siamo saliti di livello e siamo diventati più bravi con la pesca. Quindi, avete visto? Sono brava a pescare. Oh, c'è una tizia con il cane, che vuole? Salve Lightning, vedi questo cane? Mi vuole regalare il cane, me lo sento, mi vuole dare il cane. L'ho trovato fermo all'entrata della tua fattoria. Mi sa che è un randaggio, povero piccolo. Questo posto sembra piacergli. Non pensi che in questa fattoria un buon cane farebbe comodo? Sì, voglio adottare questo cane. Come si chiama? È un nome bellissimo per un cane. Sì, è un nome bellissimo. Beh,
cagnolino. Fai il bravo cagnolino adesso, d'accordo? Mi accorgo solo ora del supermercato, ragazzi. Buonasera, signora. Ma questa perché non vuole parlarmi? Scusi, ma è maleducazione. Sam, ma colui... Ragazzi, non mi vuole parlare nessuno. Sam, ma che ti ho fatto? Scusa. Sam? Parliamo? Non vuole parlarmi. È fuggito da me, ragazzi. Mi sa che non condivide il mio interesse. Gentile Lightning, domani nella piazza del paese si terrà il Festival delle Uova. Dovresti arrivare tra le 9 del mattino e le 2 di pomeriggio se vuoi partecipare. Non vorrai perderti la caccia all'uovo annuale. Oh, interessante questa cosa. Quindi sono curiosa di scoprire in che cosa consiste. E magari, se siamo fortunati, potremo riparlare con Sam se decide di parlarmi. Eccolo. Wow. Mamma mia, si fanno le cose in grande qua. Le nostre galline hanno fatto gli straordinari per prepararsi a questo festival. Stasera si meritano il meglio. Vengo solo per le uova alla diavola. Uova, che strane cose da mangiare. Sono buonissime le uova. Ho i semi di fragole da piantare e le pianto qui. Purtroppo ne avrei comprate di più, ma costavano veramente troppo. Troppo. Costavano troppissimo. Questo dovrebbe essere l'ingresso delle miniere, ragazzi. Sì, perché ci sono anche le miniere. E c'è il tizio con la benda sull'occhio che non mi piace affatto. È losco, è un tipo losco secondo me, ragazzi. Cioè, perché dovrebbe avere una benda sull'occhio? Stavo solo scrutando giù per questo pozzo. E abbandonato da decenni. Non mi pare un pozzo, però. Ma probabilmente ci sono dei buoni minerali là in fondo. Però... un luogo scuro così a lungo indisturbato. Temo che non vi troverai solamente minerali. Ecco, prendi questa. Potrebbe servirti. Una spada? Era un gioco di farm. Ora una spada. Grazie, Marlon. Grazie per la spada. Ok, quindi mi stai dicendo che ci saranno pure mostri da affrontare. Va bene, sono pronta perché ovunque io non temo nulla. Vabbè, in realtà mi servirebbe rame comunque. Oh, ok, rame grezzo, l'ho trovato, ma me ne serve di più. Ehi, via! Immortali, che sono sti cosi? Oh, mi hanno fatto 5 di danno. Ma come vi permettete? Levati! Aia! Oh, che cavolo di salute hanno? Aspetta, hanno droppato qualcosa. Ho trovato un cristallo della terra. Boh. No! Ho buttato il cristallo della terra! Ho sbagliato, ma porca... Visto che adesso ho una spada, posso anche entrare nella struttura abbandonata. Perché, ragazzi, qua vedo sempre cose strane. Mostri strani. E ora che ho la spada... non ci spunta nessuno. Ho paura che qua dentro ci sia qualche fantasma, sicuro. Oddio. C'è sempre quell'esserino lì che non riesco mai a beccare. Qua c'è una cosa luminosa. Che cos'è sta roba? Non riesco a prenderla, cos'è? Ah, devo mettere delle risorse. Legna. Ah, vabbè, ok. Non le troverò mai tutte. Va bene, questo è un bellissimo posto abbandonato e probabilmente resterà ancora abbandonato per molto, 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 molto tempo. Ragazzi, questo video può concludersi qui. Che dire, a me piace tantissimo questo gioco, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri video. Mi piace veramente tanto, ci sto giocando molto, soprattutto la sera quando stacco da tutto per rilassarmi. E lo sto amando, cioè lo conoscevo già, ma ci gioco sporadicamente, ma lo sto davvero amando in questo periodo. Quindi vi chiedo like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.